tutti gli atleti stranieri che si esibiscono in questa tappa del Gran Premio Italia. E adesso poi Ondra, dopo aver visto la prestazione, ci racconterà anche qualcosa in più di questa coppia che vedi appunto praticamente tutti i giorni all'opera. Doppio twist. Doppio axel. Sollevamento di gruppo 3. Triplo tuc lanciato, salvato. E la spirale interna avanti. E dopo la sequenza di passi anche per loro, trottano in parallelo come elemento finale. E dunque qualcosa da rivedere per loro, inevitabilmente, essendo anche la prima uscita stagionale, c'è anche da mettere in conto qualche, insomma, qualche imprecisione, sì, salto in parallelo la ruota purtroppo ho sbagliato, qualche imprecisione nel lanciato, qualche livello perso qui e là anche negli altri elementi che però quel programma interessante. Sì, non brillantissimi oggi, però c'è tanto tempo anche per lavorarci. Siamo appunto solo all'inizio di questa stagione del tutto anomala per loro, che sono la seconda coppia spagnola, solo 20 anni lei, 24 lui, e lei tra l'altro è di origine polacca, Dorota. Esatto. E che tipi sono? Raccontaci un po' anche fuori. Insomma. Qua abbiamo tutte le coppie che si allenano con noi qua all'Ice Lab tutti i giorni, non sono uniche, abbiamo anche due coppie junior, abbiamo ogni tanto anche Matteo e Nicole, perché loro girano un po' le piste, qua vengono una, massimo due volte a settimana, però è sempre bello avere una coppia di altissimo livello. E quindi in questo momento abbiamo anche ospiti della Repubblica Ceca, abbiamo altre due coppie, quindi in totale in questo momento siamo 10 coppie, 10-11 coppie. E è molto bello avere tanto confronto, avere sessioni piene, i ragazzi che fanno tutta la giornata insieme si aiutano, cioè non ti senti poi così solo. Io lo vedo un pochino come un mio sogno, perché io quando sono arrivato in Italia non c'erano copie d'artistico
e per tanti tanti anni mi sono allenato da solo, cioè da solo con le mie partner, ma le ore erano proprio, e ti dico che è davvero difficile quando arrivi alla pista e sei tu, la tua partner macchinista e l'allenatore, e certo, fai giornate proprio così, quindi credo che per i ragazzi è molto stimolante, e vedi anche al punto di vista che i ragazzi si trasferiscono dalla Spagna qui per allenarsi con i nostri allenatori nel nostro centro. E infatti immagino che sia poi uno stimolo importante per, sia per i ragazzi sia per, anche per voi allenatori, no? Per avere anche nuove occasioni di confronto, un modo anche per animare un po' quella che è l'atmosfera, che come dici tu, altrimenti no, serve una concentrazione sempre di altissimo livello, ma non è così facile quando non si vive invece una circostanza come quella che tu ci hai descritto. 8 coppie, 10 coppie, sono tante. Esatto, fisse sono 7-8, sì. Ma esatto, poi davvero ci sono tante cose che devi tener conto, perché non è solo l'allenamento quotidiano, ma è un po' tutto il resto, quindi c'è un grande staff, c'è grande preparazione, abbiamo tanti tanti professionisti che si prendono cura dei ragazzi. Noi iniziamo alle 7:15 e tanti ragazzi sono qua fino alle 4-5 del pomeriggio, e poi quelli più giovani vanno a scuola, quelli più grandi magari vanno un po' a riposarsi, però. Intanto abbiamo visto anche passare quelli che erano appunto i momenti, anche quegli highlights del programma corto, abbiamo rivisto anche insomma qualcosa che di sicuro farà perdere per strada qualche punto, li vediamo appunto qua, si confrontano in questo kiss and cry inevitabilmente a distanza, sì. Perché ne abbiamo parlato anche prima con Franca, no? Rompe un po' quello che è la magia del kiss and cry, del vivere l'emozione insieme, ma inevitabilmente di questi tempi non si può fare altrimenti. 39.96, ecco il punteggio della coppia spagnola, lo ascoltiamo. Gli atleti hanno ottenuto un punteggio totale di 39.96, reduction 0. Gli atleti si trovano attualmente in seconda posizione. E dunque infatti vanno a posizionarsi in seconda posizione, il potenziale è diverso da quello che è il risultato emerso.